Raul Bova, dalarai etra pelata una fosse, ecco dove sta per approdare. L'attore romano vicino a un noto programma Rai, cosa sta succedendo? Il successo televisivo di Raul Bova non sembra avere limiti. L'attore romano, che nei giorni scorsi è stato avvistato sul Lago del Salto, in provincia di Rieti, mentre si cimenta nel wakeboard, sport acquatico di cui è appassionato, sarà probabilmente ospite del programma condotto da Francesca Fagnani Belve, che andrà in onda a partire da martedì 3 ottobre su Rai 2, slittando di una settimana rispetto a quanto previsto in precedenza. Questa notizia è stata lanciata dal portale TV Blog, che ha però sottolineato come non è ancora dato sapere se il suo intervento avverrà nella prima puntata o in una delle successive. Ma non è l'unico volto di spessor che verrà intervistato dalla Fagnani. Raul Bova non è l'unico ospite delle Belve, quali sono gli altri VIP intervistati da Francesca Fagnani? Sekelo di Raul Bova, Channel 2023 Hektar Preso Parte a Don Matteo 13, Oltre alla Serie Televisiva Buongiorno, Mama, e l'ultimo nome trapelato a poter prendere parte a Belve, ci sono anche altri ospiti VIP annunciati da alcune settimane. Infatti, sempre TV Blog aveva riportato l'indiscreuan della presenza di Emmanuel Filiberto di Savoia. Invece, la conduttrice Francesca Fagnani aveva annunciato la presenza di Stefano De Martino, noto presentatore Rai di Bar Stella e di Stasera Tutto è Possibile, di cui si parla molto nelle ultime settimane per la rottura con Belen Rodriguez. E poi David Maggio e Mondo TV hanno dichiarato la presenza dell'ex re dei paparazzi Fabrizio Corona, che vorrà chiarire una volta per tutte il suo rapporto con Giacomo Urtis. Titik. E si vocifera anche la pariuan di una nota conduttrice. Francesca Fagnani cerca il colpo grosso alle Belve, ci sarà Barbara D'Urso. Oltre ai nomi citati in precedenza, si vocifera con una certa insistenza che Francesca Fagnani voglia intervistare Barbara D'Urso, la quale è stata allontanata da Mediaset e che non condurrà più pomeriggio 5, che verrà presentato da questo pomeriggio da Mirta Merlino. La D'Urso, che nelle ultime ore ha dichiarato di essere pronta a una nuova avventura facendo sbizzarrir Ivan, vorrà toglirsi altri sassolini dalla scarpa oltre alle dichiarazioni fatte sui social qualche settimana fa. Ma per il momento, a differenza di Raul Bova, Stefano De Martino e Fabrizio Corona, non si hanno confermato ufficiali dell'eventuale intervista dell'ex conduttrice tra gli altri del Grande Fratello. Vedremo se nei prossimi giorni si saprà di più su un possibile approdo nella famosa trasmission di Rai 2.